Dottoressa Patrizia Gentilini. Ah, chiedo scusa. Prego. Anche lei. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Sempre vi prego, sempre sì, gli 8-10, così facciamo un giro anche dopo. Perfetto, ringrazio anch'io, l'invito molto gradito e ringrazio veramente di cuore questo rapporto che ISPRA presenta e che è un punto fondamentale per tutti noi. Come Associazione di Medici per l'Ambiente noi ribadiamo la più profonda preoccupazione perché la presenza dei pesticidi nelle acque è esattamente, evidentemente parte di quella contaminazione diffusa, perché queste sostanze sono ormai nei suoli, nell'aria, negli ecosistemi e anche nei nostri stessi corpi. Gli esami di biomonitoraggio, che sono molto carenti in Italia, dimostrano la presenza di queste sostanze nel sangue, nelle urine, ma anche nel latte materno e nel cordone ombelicale. Organo clorurati sono stati trovati nel 100% di 268 gravide negli Stati Uniti, organo fosforici nell'85%. Una ricerca spontanea fatta esattamente un anno fa su 14 gravide romane non professionalmente esposte ha trovato il glifosato a dosi molto elevate in tutte. Io ho un'unica diapositiva che lascio, che è in cui ci sono tutti i riferimenti bibliografici di quello che vado dicendo. Allora, come Medici per l'Ambiente noi diciamo che i pesticidi rappresentano un problema di salute pubblica, perché si tratta di sostanze, centinaia di sostanze che agiscono sugli esseri viventi, ma che di fatto interagiscono con le più importanti funzioni cellulari umane, perché ci sono sostanze neurotossiche, cancerogene, interferenti endocrini, e questo mi sembra assolutamente purtroppo di grande preoccupazione. E perché siamo anche ancor più preoccupati? Perché a nostro avviso, per quanto la legislazione, le regolamentazioni siano complesse, articolate in questo settore, non sono tuttavia adeguate, perché ci sono certamente delle grosse contraddizioni. Pensiamo al problema delle deroghe e pensiamo all'onore della cronaca, l'obbligo all'utilizzo di neonicotinoidi in Salento, nicotinoidi messi al bando dall'Unione Europea. Inoltre i limiti non sono individuati, che vengono individuati, non sono cautelativi, perché si valuta una sola via di esposizione, ma l'esposizione avviene anche attraverso per via residenziale, in altri modi. Si valuta il solo principio attivo, trascurando adiuvanti e coadiuvanti che aumentano la tossicità del prodotto finale. Ancora una volta il glifosato è l'esempio. Non si tiene conto del multiresiduo, ma non si tiene conto del cocktail di molecole, perché purtroppo non ci sono solo i pesticidi, ma metalli pesanti, idrocarburi policiclici, nelle acque troviamo di tutto, trieline, PFAS, tutti i fluidi usati per perforazioni. I limiti variano da paese a paese in modo estremamente notevole, addirittura per alcune sostanze nei limiti nel suolo, nei limiti massimi nel suolo, variano anche di 8-9 ordini di grandezza, sono riferiti a persone adulte di 70 kg, pensiamo all'esposizione di feti, embrioni, bambini. Non si tiene conto che nella popolazione esistono delle frange molto più suscettibili per predisposizione genetica, perché magari hanno certi profili di famiglie enzimatiche per cui non detossificano in modo adeguato. E non dimentichiamo anche il problema dell'opacità con cui si arriva a autorizzare prodotti, ancora una volta il glifosato è un esempio, tutto quello che è stato pubblicato su anche presenza di conflitti di interesse. Ormai la letteratura scientifica è assolutamente corposa, si parla di almeno 20.000 lavori scientifici pubblicati che documentano un aumento del rischio per esposizione a pesticidi per tutti i più importanti fattori comuni patologie croniche degenerative, dal Parkinson, Alzheimer, alla SLA, malattie metaboliche quali il diabete, ipertensione, ma anche insufficienza renale, il problema dell'infertilità, i disturbi della sfera riproduttiva, aumento di malformazioni, aumento di rischio per tutti i tipi di tumore, compreso il melanoma, quindi non è solo il sole, ma anche le esposizioni chimiche, ma soprattutto tumori del sangue, linfomi, leucemie.
Un capitolo a parte, sto per concludere, sono i rischi per l'infanzia. Rischi per l'infanzia, in particolare per l'esposizione in utero, ormai assodato incremento del rischio anche più del doppio dell'atteso per leucemie, sia mieloidi che linfoidi, anche per tumori cerebrali. In questo caso il fattore di rischio più importante è l'esposizione paterna preconcezionale. I pesticidi giocano un ruolo importante anche nell'aumento dei disturbi del neurosviluppo. Non so se lo sapete, ma si parla ormai di una pandemia silenziosa, perché sono in aumento deficit cognitivi, disturbi neurocomportamentali, disturbi dello spettro autistico. Addirittura si valuta che un bambino su 6 presenta disturbi di questo tipo. E intanto per portarvi un dato, si valuta che in Europa il costo per deficit cognitivi legati a esposizione a pesticidi organofosforici in utero sia ogni anno di 194 miliardi di euro. Al primo posto il clorpirifos, che doveva essere messo al bando, Trump ha bloccato questo, e purtroppo in Italia è ampiamente usato. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo modello di sviluppo, perché i pesticidi sono legati a questo modello di sviluppo di agricoltura industriale, non è più sostenibile. È un modello energivoro, contribuisce al riscaldamento globale, mette a rischio la qualità dell'ambiente e la salute delle persone. È necessario un nuovo modello di agricoltura che abbandoni la chimica, rispetti fertilità della terra, biodiversità, qualità delle acque, che contrasti i cambiamenti climatici grazie proprio al sequestro di carbonio organico nei suoli, cosa che evidentemente a nostro avviso è molto più efficace che non l'incentivo alle biomasse e ai biocarburanti, che comporterà delle monoculture ancora una volta che richiedono grandi uso di acque e di pesticidi. E quello che voglio dire è che ormai è anche documentato i vantaggi che l'alimentazione biologica porta, perché uno stesso recente rapporto dell'Unione Europea ha dimostrato, afferma, che con l'alimentazione biologica si riduce il rischio di malattie allergiche, obesità, protegge lo sviluppo cerebrale se effettuata in gravidanza, minore presenza di metalli, in particolare cadmio, migliori profili nutrizionali, e quindi ci sono ormai, diciamo, delle evidenze dimostrate. Ecco, come riflessione finale vorrei dire che la questione dei pesticidi rivela in modo lampante tutta l'inadeguatezza di un approccio riduzionistico che continua a caratterizzare il nostro agire. Noi prendiamo i problemi, li spezzettiamo, interveniamo magari pensando di risolverli, ma davanti a sistemi complessi come sono i sistemi viventi, noi non possiamo prevedere le conseguenze delle nostre azioni. Ecco, io concludo dicendo che la guerra che stiamo facendo alla natura si ritorce contro di noi, e pensiamo che parlare di uso sostenibile di sostanze tossiche e velenose in realtà sia un ossimoro. Grazie.